a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi volevo parlarvi un po' degli inizi, no? Del che ho avuto appunto con le moto, quali moto ho avuto. Allora, la prima foto che vi mando è appunto quella di me e del mio fratello, che siamo appunto con la moto di quella che all'epoca era la prima moto che ho conosciuto io, che ho visto io del mio papà, che era una Honda XLV 750R. Allora, questa moto qui io me la ricordo molto bella, perché aveva la colorazione ufficiale della Honda, l'aveva presa usata. Era una moto molto, molto stradale, però era una moto anche enduro, no? Cioè, quindi da lì diciamo un po' che io sono andato sempre verso moto enduro, ecco, diciamo principalmente. Poi a 15 anni la prima moto che ho avuto è stato appunto il Caballero 50 della Fantic. Anche questo si prese appunto usato. Era una moto che andava molto bene, c'aveva, mi ricordo, una valvola che lavorava sullo scarico, e appunto si muoveva in base, se sforzava appunto mi sembra che chiudesse lo scarico, e aveva quindi più ripresa. Era una moto che aveva 6 marce, un motore che scaldava poco. Era veramente una bella moto per il cross, molto, molto, molto valida, per quanto fosse appunto un 50. Ecco, potete vedere qua nella foto, proprio qua sulla destra, proprio qua sulla destra, si vede la seconda moto del mio papà. A dire la verità, sarebbe la terza, era un super tenere Yamaha. E questo, diciamo così, io diciamo che l'ho provato, però l'ho provato intorno al condominio, insomma, quando avevo 16 anni, ecco, 15 anni, quell'età lì. Quindi ecco, non è che posso dire di averlo conosciuto. Comunque ne ha avuto due. Uno era blu e giallo, che appunto fu il primo modello. E poi ebbe questo qui, che era bianco, bianco e rosso, e fu appunto la seconda versione. Ecco, poi contestualmente un amico ci regalò, perché insomma era lì dismesso, era un 50 Malaguti del 50 sempre, e questo qui appunto lo modificai, ecco, un po', ecco, i carburatori, le marmitte, insomma, queste pistone, queste cose qui. Era una moto che era un, cioè, un moto, sì, un motorino che utilizzavo per la strada, ecco, diciamo così, mentre l'altro lo utilizzavo nel fuoristrada. Successivamente passai al 125 e presi appunto questa volta nuovo, un RX 125. Aveva motore Rotax, e questo qui, diciamo, era una moto che faceva di tutto, nel senso che faceva il fuoristrada. Anche lì continuavo appunto ad andare con i soliti amici, che a questo punto insomma avevo un 125, quindi andavo molto meglio. E poi lo utilizzavo anche per tutto il resto. Mi ricordo appunto il sabato, appena uscito da scuola, mangiavo, poi andavamo sui monti, poi quando tornavo lo lavavo, e poi la sera andavamo in città, no? Quindi poi fino a sera. Quindi insomma era una moto che utilizzavo proprio, diciamo, a 360 gradi, per tutto quello che mi serviva. Ecco, all'epoca grandi, grandi viaggi non ne facevo, e poi non avevo neanche bisogno di portare delle cose. Ecco, più che altro lo utilizzavo nel fuoristrada, e poi come mezzo di trasporto, però sempre qui, ecco, sempre nelle zone vicine. Ecco, poi questo è stato fino questa è una moto che ho preso appunto a 16 anni, e che ho mantenuto fino poi a 24-25. Poi con questa moto, dopo questa sono passato a una moto di cui io ancora tuttora sono innamorato, e che è una Harley Davidson 883R, che appunto secondo me è una delle moto più belle, anche esteticamente, anche come colori. Credo che si possa comprare anche in questo momento qui, se non vado errato. È un po' un classico, no? Però questa moto qui l'ho tenuta poco, l'ho tenuta un paio d'anni. E ho avuto, diciamo,
anche il pensiero di tenerla insieme a un'altra moto, però poi con le spese, insomma, ecco, non ce la facevo, altrimenti, insomma, sarebbe stata anche poi con gli spazi, insomma, ecco, non ce la facevo, però era una bellissima moto, ma non era adatta appunto all'utilizzo che ne facevo io, perché appunto le gomme erano troppo dure, poi aveva sì delle borse, ma erano tutte con i lacci di pelle, quindi diciamo le Harley Davidson a mio modo di vedere, io sono innamorato delle Harley Davidson, secondo me esteticamente sono le moto più belle, no? Tra le più belle in assoluto, forse sono belle come le moto da strada, no? Cioè proprio da un punto di vista anche come qualità di materiali, da un punto di vista proprio della classicità anche del motore, del rumore che hanno. Io sono veramente un appassionato di Harley Davidson, però se, le Harley Davidson secondo me devono, cioè hanno, sono rapportate per stare con altre moto, diciamo, classiche. Rispetto alle moto, diciamo, moderne che hanno dei bauletti che basta pigiare un pulsante, si aprono, tutto molto più veloce, tutto molto più semplice, ecco, da utilizzare. Mi è dispiaciuto molto venderla, ecco, però insomma, dove è stata la decisione appunto che ho dovuto fare. E poi quindi nel 2008 ho comprato la KTM 990 che ho ora in questo momento qui, e questo è, insomma, è stato un po' tutto, diciamo, il percorso, ecco, motociclistico che ho avuto. Al momento la KTM a 70.000 km sta andando benissimo per il momento, insomma, ecco, sono contento così. Ok, allora a questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, per averlo condiviso, insomma, ecco, con me. Ecco, io naturalmente sono stato fortunato perché ho avuto, diciamo, il mio papà era un amante, no, delle moto, però non vuol dire che chi non ha avuto, chi non ha avuto dei genitori amanti delle moto non possa diventarlo, insomma, ecco, noi siamo anche qui per questo, no? Perché il nostro auspicio è appunto che la nostra comunità diventi sempre più grande, no? Ok, a questo punto vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao a tutti!